Raga, ma vi siete mai chiesti come sarebbe il sushi se lo facesse l'aerospin? Incredibilmente ho scoperto che lo fanno. Quindi, beh, dato che ho già il giaccone addosso, imbracciamo la nostra GoPro e andiamo a provare il sushi dell'aerospin, ragazzi. Premetto, non l'ho mai provato. Diciamo che però, mediamente, vedendo i prezzi del sushi in giro, mi viene da pensare magari all'aerospin non è il sushi che ti mangi al Domo Sushi di Roma, ma magari non è neanche quella scatolina con tre cacatine dentro che magari te la fanno pagare 15 euro. Magari con lo stesso prezzo ti prendi qualcosa di più sostanzioso. Non lo so, non voglio spoilerarmi niente, voglio solo andare all'aerospin, ok? E poi? No, anche poi incredibilmente l'altro giorno stavo per andare a lavorare la notte. Mi prende un attacco di fame pazzesco perché non avevo cenato, anzi avevo la partita di pallone, quindi dopo 2 ore di pallone mi viene fame. Prendo un sushi, quello che costa meno, accidenti a me, al Carrefour 24, lo porto al lavoro, lo apro e ha un sapore strano. Non è che faceva cacare, di più. Io penso, che cazzo di sushi è? Leggo l'etichetta sushi vegano, ma va a cagare. Niente, oggi il sushi sarà di pesce comunque, non vi preoccupate. A few moments later. Per fortuna, ragazzi, c'è un aerospin tipo vicinissimo casa. Ah, vabbè, una mattata assurda. Ok, allora in realtà è costato anche meno di quel che indicava il cartellino, perché è costato 10,99, praticamente sconto di 3 euro. E ovviamente questo è lo scontrino, e questa ne è la prova, eccolo qui. Cazzo vuole la gente. E ovviamente c'è da prendere anche le bacchette che sono a parte, infatti sono dovuto tornare dentro per prenderle. Ovviamente adesso mica ce lo andiamo a mangiare a casa. Oh, ci sarà un prato, un parco vicino a casa, c'è un'area verde qua che è piuttosto grossa. Beh, ho trovato questo praticello vicino a casa, sicuramente proprietà privata, ma non penso che si mettano a discutere con uno che è venuto qui per mangiare del sushi, quindi sareste veramente dei poveracci. Beh, dato che c'è il sole, anche se è tipo inverno, sediamoci giù e apriamoci sta roba. Allora, per 10,99 mi hanno dato veramente un sacco di roba. Tranquillo zenzero, che me lo mangio di solito in fondo. Qua c'è il wasabi, che però non devo aprire. E in questo pesciolino c'è la salsa di soia, quindi che cazzo. Andiamo a versarla sopra. Tra l'altro va strizzato, sennò
Oddio, ma un cane. Ci sono i cani di là, sentono l'odore del pesce, no? Mica sono stupidi. Ok. Boh, non vado matto per il wasabi, a dire la verità, quindi penso che. Boh, manco l'apro, sai che c'è fanculo. Bacchette. E via col primo. Buono. Niente di particolare, però. Devo essere sincero. Per quel che costa, ma niente male. No, come detto all'inizio, non vi aspettate che sia il Domo Sushi di Roma, però molto buono. Anche io che però metto a fare le cose contro luce sono un coglione. Penso che finirà molto presto. Mi incuriosisce alquanto questo qua a rosa. Io non so. Il riso è molto morbido. E c'è del fiatalfia dentro, ragazzi, è buonissimo. Penso sia tranquillamente, ragazzi, il più buono di tutti. Cioè, guardatelo, guardatelo. Appena mette a fuoco. Buono. Buono, grande Rospi, grande, grande. Ad essere sincero, ragazzi, il nigiri di. Cos'è questo? Gambero? Sì, non so perché mi viene da dire shrimp, però. Granchio? Anche. Nella cucina sono molto pignolo. Ci sono tante cose che non mi piacciono, che non mangio. E se tu prendi un piatto, e questo piatto ha diverse varietà, come il sushi. È molto probabile che ci sia qualcosa che non mi piace. Sì, in Toscana diremmo che sei una fava. Sì. Ma non è male. Anzi, non mangio tanto io. Però, essendo una persona che non mangio tanto, penso che questo sarà l'unico pasto di oggi. Al massimo, massimo, stasera magari latte con 2 o 3 biscotti dopo la partita, ma basta. Quasi giunti alla fine. Tra l'altro ho fatto fare una batteria intera per fare questo video e mi sa che dovrò cominciare a comprare delle batterie di ricambio per sta GoPro, perché ho trovato qualcosa con la batteria che dura meno dell'iPhone, la GoPro. Ovviamente i più buoni li ho lasciati in fondo. Questo sapeva di fumo, non so perché, però vabbè. Anche l'ultimo se ne va. Ne so. Quello rosa ha un retrogusto che sa di fumo. E non è male. Tra l'altro anche la vista qua. Non è da meno. E raga, non c'è rimasto nulla, giusto lo zenzero adesso. Perché tutti i denti impastati. Questo era un video nonsense, out of context, perché non faccio mai video del genere, però ogni tanto mi piace sperimentare qualcosa di nuovo, fare format carini, e penso che siano carini anche perché li porto tipo super di rado, quasi mai. Sicuramente andrò a registrare altro, sicuramente ci saranno video del genere in futuro. Però da oggi è tutto. E niente, ci vediamo con la programmazione del canale, che cazzo devo dirvi.